Matter Doesn't, di puntata nuova, questa a benvenuti e tutti a ciao. Occhio gente, ora si ride, parte il podcast di Daniele. Questo è il canale di Daniele Doesn't Matter, non ne puoi proprio fare a meno. E Doesn't Matter, questo è il canale di Daniele Doesn't Matter, non è un vampiro qui. Nord e sud, ovest e est, bianco e nero, Apple e Microsoft, alto e basso, ricco e povero, destra e sinistra, uomo e donna, peloso e glabro, gay e etero, cristiano e ateo, cristiano e protestante, cristiano e islamico, cristiano e buddista, cristiano e cristiano, il razzismo. Ma poi, cos'è il razzismo? Precisamente non lo so, mio nonno era razzista, penso che sia qualcosa che abbia a che fare con la costruzione dei razzi. That's not stupid. It's gonna hurt so much. Your dick's smoking. Oh my god. Vabbè, ora capisco tante cose sulla tua famiglia. La nostra società proclama l'uguaglianza dei sessi, della razza, un solo dio. Ma in realtà sono i primi a volerci separare. Con la politica, con la stessa religione. Per due tifoserie diverse la gente si accoltella. Ma allora sorge un dubbio: siamo davvero tutti uguali? Io non sono uguale a te, sei tu che sei diverso da me. No, purtroppo per me nel nostro caso penso che se ti togli il cappello la gente potrebbe anche confonderci. Invece di partire dalle differenze, perché non partiamo da ciò che ci accomuna? Infatti esiste una cosa che accomuna tutte le persone, di qualsiasi razza: i sogni. Ad esempio, chi di voi non ha mai sognato di nuotare? Pensate, i sogni sono una cosa magica. Infatti, oltre ad accomunare tutti gli esseri umani, ci accomunano anche con gli animali. Tutti dormono e tutti sognano. Sognate di volare e vi svegliate con le braccia aperte. Sognate di baciare qualcuno e vi svegliate abbracciati ad un cuscino. Sognate di correre e vi svegliate senza le lenzuola. Sognate di fare la pipì e vi svegliate al calduccio. Ma come si entra in questo magico mondo dei sogni? Se Inception ci ha insegnato qualcosa, e ci ha insegnato solo quella cosa, abbiamo imparato che per entrare e uscire da un sogno bisogna fare il salto. Dude, right? Oh, ma cosa sono i sogni? Premonizioni? Realtà parallele? Voglie represse? Marca fasulla di PlayStation tarocche? La sogni! Bravo Daniele! A volte i sogni ci sembrano così veri. Quando dormiamo non riusciamo a distinguerli dalla realtà. Il cervello elabora tutto tramite impulsi. Tutto ciò che sentiamo e vediamo è elaborato dalla nostra materia grigia. Come nei sogni, che ci sembrano reali. E non siamo in grado di accorgerci della differenza. Wow, 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 fratello, piano, rallenta. Oh, questa, o parli tu, perché io due viaggi in una botta sola non riesco a farmeli. Allora, qual è il succo del discorso? E se stessimo sognando anche da svegli? Sogni non sono soltanto delle immagini liete che vengono trasmesse dal nostro cervello. Infatti, non dobbiamo scordarci degli incubi. Le nostre paure più remote prendono vita durante il sonno. Mostri, animali orripilanti, scene disgustose di pessimo gusto. Semplicemente sognare disastri in ambito lavorativo. Siamo
A volte i sogni sono l'unico barlume di luce nella vita di alcune persone. La vita è terribile, è brutta, è ingiusta. Io soffro, confido solo nei miei sogni. Ah, allora vedi che un barlume di luce lo vedi pure tu. No! Io soffro, confido nei sogni solo perché spero di morire nel sonno. Spero di morire nel sonno anch'io, come mio nonno, e non gridando come tutti i suoi passeggeri. Come avete potuto vedere, i sogni sono un punto in comune a tutti gli esseri umani. Una fuga dalla quotidianità, una possibile realtà parallela. E come ci dimostrerà la ragazza sexy, i sogni rappresentano anche speranza. Speriamo che sia un sogno e che questa figura di merda non vada su internet. La scorsa volta vi ho lasciato con questa domanda: perché quando si dice il T9 dai brains non viene fuori il fascismo? Ma io mi domando, ma perché dobbiamo usare il T9? A me sta tanto sulle scatole questo T9, e anche a Pallino sta sulle scatole T9. Per cui, che domanda è? A me non interessa, ne usiamo il cellulare in modo normale. Allora, alla prossima, California, un bacione alla mamma. Ciao ciao! Ringrazio Ricky9827 per la risposta e vi lascio con la seguente domanda: perché dire mi fai pisciare è un complimento, mentre dire mi fai cagare è un'offesa? Vi prego di rispondermi con un video di risposta. E ora passiamo ai saluti, qua sotto e non là sopra. Saluto che ha la maglietta California. Cari ragazzi, il video di oggi finisce qui. Vi mando tanti cari saluti. Un bacione alla mamma, California, e al prossimo video! In giro non risolvi niente, tutto è da cancellare. Scazzo su YouTube, voglio divertirmi, video fighi, zero meno. Becco un video spacco che mi piega in due, fissa assurda, non ci credo. Questo è il canale di Daniele, doesn't matter. Non ne puoi proprio fare a meno, it doesn't matter. Se è sempre giù ti tira su. Dalla prima volta non ti stacchi più. Non ci sto più dentro. Troppi video mi son perso dentro questo schermo. Oggi scopro un universo. La gente non sta bene, posta video assurdi, tanto dice ma chi li vede? Occhio gente, ora si ride. Parte il podcast di Daniele. Questo è il canale di Daniele, Dad Master. Non ne puoi proprio fare a meno, it doesn't matter. Questo è il canale di Daniele, it doesn't matter. Non è un vampiro glitterato, it doesn't matter. Canale di Daniele, it doesn't matter, California.